piace unire, fare da ponte tra le persone. E quando una grande società, un orgoglio di Burtatone come la JBC, perché possiamo dire che è una società sana, robusta, dove i vostri figli crescono in un ambiente veramente straordinario. Un applauso Angelo e alla JBC. Massimiliano fa del rigore e del rapporto umano un valore aggiunto. Io dico sempre, auspico sempre che Massimiliano sia presidente a vita della nostra municipalità proprio per questo grande dono. E lui ha visto subito nella JBC un'opportunità e un modello, un esempio positivo sul quale investire e portare avanti un rapporto pluriennale con quella che è un'eccellenza non solo della città di Burtatone, ma dell'intera nostra provincia di Mantova. Grazie a chi ha organizzato la giornata dello sport, ma anche la giornata delle buone pratiche. Sollecitare i ragazzi sui temi principali di questi giorni, di questi anni, sul rispetto dell'ambiente, sul risparmio. Sapete, abbiamo subito anche sulla nostra pelle, sulle nostre famiglie, gli rincari di questi ultimi mesi, e quindi insegnare come si consuma, come si deve ridurre il consumo di energia, come si riutilizzano i materiali da recupero, come si rispetta l'ambiente, penso che sia una mission non soltanto del gruppo che ho l'onore di presiedere, ma di tutti noi all'interno delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Io ringrazio JBC che ci ha dato la possibilità di organizzare questa bellissima giornata, saremo al loro fianco anche per le prossime attività nei prossimi mesi. Siamo in una struttura bellissima che tra qualche mese ci regalerà qualche sorpresa e qualche novità anche per il nostro gruppo. È la giornata dei ragazzi, è la giornata in cui facciamo festa all'insegna dello sport e delle buone abitudini sane e rispettose della nostra comunità e dell'ambiente. Grazie. Pensiamo che lo sport veramente possa dare un qualcosa in più ai nostri ragazzi, possa veramente aiutarli a crescere come individui, ma soprattutto come collettivo. Come società ci teniamo veramente tanto a questo. Crediamo che appunto tramite questa crescita individuale e collettiva si possano raggiungere obiettivi non da poco. Questa mattina abbiamo visto un bellissimo esempio di integrazione tra bambini, tra adulti, e quindi diversità di età tra tutti loro, e abbiamo appunto imparato qualcosa di nuovo riguardo al rispetto del pianeta dal punto di vista del riciclaggio, dal punto di vista del risparmio energetico, e sappiamo che tutti questi piccoli gesti quotidiani possano far crescere appunto tutti i nostri ragazzi tramite un ambiente sano dove la società punta veramente tanto per far sì che i vostri ragazzi crescano nella migliore delle maniere. Vi ringrazio per la partecipazione, a voi ragazzi, agli istruttori, ai genitori, buona domenica e buona festa della mamma.